a me è dispiaciuto vedere prima dell'ultimo G20 Obama e il premier cinese siglare solennemente l'accordo di Parigi. Sono due paesi che nel passato non hanno brillato per essere in prima fila, adesso si candidano a guidare il mondo proprio perché si fanno carico del futuro del mondo. L'Europa è in ritardo, l'Italia è in ritardo, bisogna assolutamente che facciamo un passo prima di Marrakesh per dare credibilità alle posizioni che noi portiamo in sedi internazionali. È una scommessa che riguarda l'ambiente, il futuro, ma riguarda anche l'economia, perché chi arriva prima in questo terreno diventa anche più competitivo. Non c'è motivo per cui questo ritardo si prolunghi. Ripeto, ho presentato anche un'interrogazione parlamentare, ho ritenuto insufficiente la risposta che mi era venuta dal Ministero dell'Ambiente e mi auguro che questo ritardo venga colmato nell'interesse dell'Italia e del mondo, perché poi ricordiamoci che è stato superato il numero di paesi necessari perché l'accordo diventi vincolante, 55, ma nonostante gli Stati Uniti e la Cina da soli rappresentino il 38% delle emissioni, è necessario raggiungere il 55% delle emissioni, e su questo l'Europa e anche l'Italia sono determinanti.